Attilio Romita ancora contro Edoardo Donnamaria. Dopo più di 4 mesi, il giornalista ha abbandonato la casa del Grande Fratello VIP lo scorso 14 febbraio, perdendo al televoto contro i coinquilini Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Nikita Pe. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Super Guidatv, Attilio ha parlato della sua esperienza nel reality e del rapporto con gli altri vipponi. In particolare, l'ex vipone ha fatto delle scioccanti rivelazioni sul suo acerrimo nemico, Edoardo Donnamaria. I due hanno avuto numerosi scontri, in particolare, alcune espressioni dell'ex volto del TG1 hanno suscitato la rabbia di Donnamaria, il quale l'ha definito classista, materialista e sessista. A tal proposito, Romita ha attaccato Edoardo, dichiarando che, secondo lui, il GFino avrebbe avuto un trattamento privilegiato rispetto agli Attilio è stato ripetutamente richiamato per alcune sue frasi infelici, tanto che lo stesso giornalista ha confessato di sentirsi in imbarazzo e di aver ferito profondamente la sua compagna, Mimma. Nonostante ciò, ha sottolineato che ad altri concorrenti sono state perdonate espressioni ed azioni peggiori. Nello specifico, ha confessato che Donnamaria avrebbe bestemmiato ben 2 volte nella casa, ma è stato sempre protetto dal programma. Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate. C'è chi ha bestemmiato 2 volte come Donnamaria e sta ancora in casa. Ha detto delle frasi come: io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori. A me hanno detto di essere classista, a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me.